Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, sono Giacomo, siamo qui oggi sul mio canale perché andiamo insieme a vedere come ottenere l'arma esotica, il Re dei Ratti. Arma che viene equipaggiata nel primo slot del vostro personaggio e che è appunto esotica, quindi bisognerà anche capire se quest'arma varrà quello slot, quindi se varrà la pena adoperarla. Intanto andiamo a vedere come droppare quest'arma. Innanzitutto ci dobbiamo recare su Titano e fare le imprese. Le imprese, per capirci, sono quelle con lo standardetto azzurro con all'interno la corona. Su Titano esattamente c'è il nemico del mio nemico. Facendo questa quest, quindi continuando con i vari step, arriveremo alla fine di questa quest e dropperemo la prima parte dell'arma. Su questa parte c'è anche un piccolo una piccola mia esperienza personale che ora vi vado a spiegare, e cioè che io non ho droppato la prima parte della quest da qui, ma l'ho droppata dal Cala la Notte, quindi probabilmente questa quest non è droppabile soltanto qui da Titano ma anche facendo il Cala la Notte, perché io l'ho avuta proprio così come state vedendo in questo momento. Allora, una volta presa questa quest, che cosa dobbiamo fare per avere quest'arma? Innanzitutto dobbiamo trovare un'altra persona che come noi ha questa quest o che pure ha equipaggiata nel suo inventario la pistola già del Re dei Ratti. Quindi trovate un'altra persona che ha questa stessa nostra quest oppure ha l'arma già, quindi la quest l'ha già finita, possiamo andare insieme a lui, perché basterà una sola persona che ce l'ha, a fare il resto della quest. Quindi come si svolge questa quest? Si svolge in tre parti. Anzi quattro parti in realtà, perché c'è una parte finale. Innanzitutto vi dico che la quest non sarà molto chiara, nel senso non avrete delle spiegazioni che vi diranno adesso dovete fare questo o adesso dovrete fare quest'altro. Troverete degli indovinelli che comunque vi indirizzeranno a fare quello che la quest richiede, ma vi dico io a cosa dobbiamo andare incontro e quindi che cosa dobbiamo fare. Allora, nella prima parte della quest vi dirà 0 di 3, quindi dovremo andare a fare 3 pattuglie in qualunque dei pianeti, quindi se volete la potete fare su Titano se siete comodi, oppure anche su Io, eccetera eccetera. Quindi su uno dei pianeti dovete fare 3 pattuglie. Attenzione che deve esserci sempre il vostro amico con voi in squadra che ha la quest oppure ha quest'arma. Nella seconda parte della quest dovrete fare 2 eventi pubblici, quindi vi dirà 0 di 2, voi andrete a fare 2 eventi pubblici, non è importante che siano eroici oppure eventi pubblici normali, l'importante è fare 2 eventi pubblici sempre con un amico, comunque qualcuno in squadra che abbia questa quest o arma. Una volta fatta anche questa parte, otterremo quindi un'altra parte di arma e ci chiederà di andare a fare 2 partite nel crogiolo bar assalti. Perché vi dico questo? Perché ho visto varie teorie in rete, qualcuno dice di fare gli assalti, qualcuno dice di fare il crogiolo. Ho visto che in tutti e due i casi comunque portano a casa l'arma, quindi io vi dico che dovete fare 2 partite in crogiolo, non serve che voi vinciate o perdiate, dovete semplicemente fare 2 partite con un amico che abbia appunto la quest o l'arma in questione. Questi sono i primi 3 step dove dovete andare a fare qualcosa. Per finire questa quest, e questa è la parte secondo me un pochino più complessa, cioè dove dobbiamo andare a fare un po' più sforzo, quindi la parte più complicata, dobbiamo finire il Cala la Notte, quindi finire il Cala la Notte con 5 minuti di scatto, cioè non dovete finire il Cala la Notte ed essere sotto i 5 minuti, perché come sapete ormai i Cala la Notte hanno un tempo, partono con un tempo e dovete arrivare alla fine prima che questo tempo scada. Quindi per avere l'arma dovete, una volta fatti i primi 3 step, finire il Cala la Notte e avere ancora al minimo 5 minuti di tempo. Quindi noi è andata bene, abbiamo avuto 5 minuti e 56, una cosa di questo tipo, ce la siamo sbrigata anche abbastanza in fretta e siamo stati, abbastanza bravi, diciamo, in questo, siamo riusciti anche abbastanza facilmente, però abbiamo corso abbastanza, perché insomma bisogna skippare un bel po' di posti per poter fare questa taglia e avanzare 5 minuti nel Cala la Notte. Ne approfitto per salutare Ghiro, che ha skippato qualunque cosa per finire questa taglia, e anche Rick che era con noi. Quindi una volta finito il Cala ci darà direttamente l'arma, quindi non dovete andare a prenderla da nessuna parte, ma la troverete direttamente lì, cioè dove voi finite il Cala vi darà in automatico l'arma e ve la troverete nelle primarie. Va bene ragazzi, dopo avervi stressato abbastanza con la parola quest, infatti credo di averla detta almeno 100 volte in questo video, io vi saluto qui, speriamo di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande fatele e lasciatele nei commenti, di modo da che io insomma mi possa rispondere. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, lasciate il dito in su, quindi un bel like, così mi aiuterete a crescere, e accendete la campanella se vi iscrivete al canale per non perdere altri video. Io vi saluto, ciao e alla prossima!